Martini. E a questo punto voglio raccontarvi una storia, è la storia di un uomo, di un sacerdote che ad un certo punto decide di lasciare il sacerdozio e lo fa perché vuole vivere serenamente la sua omosessualità. Adesso io ve lo faccio conoscere, non prima però di avervi fatto vedere quanto il nostro paese ancora deve fare i conti con l'omofobia, l'omotransfobia. Guardiamo. Amor vincit omnia, l'amore vince su tutto. Ci avevamo creduto soprattutto nel 2016, quando, per celebrare la storica sentenza della Corte Suprema sulle nozze gay, la Casa Bianca si illuminò dei colori della bandiera arcobaleno. Obama disse: "And this ruling is a victory for America." Questa è una vittoria per l'America. Da noi, la legge Cirinnà sulle unioni civili accese le speranze del popolo LGBT e anche un po' di patriottismo. Italia, Italia, se resta. Eppure, nonostante le recenti conquiste, a qualcuno ancora proprio non va giù che love is love, l'amore è amore e basta. Veramente. Ci ama. La parola per descrivere tutto questo è omofobia. Sono ancora 70 gli stati nel mondo in cui l'omosessualità è considerata illegale. Ma intolleranza, discriminazioni, offese e aggressioni non mancano anche all'interno dei confini dell'Europa. Nella cosmopolita Londra, lo scorso maggio, due ragazze sono state picchiate su un bus notturno perché lesbiche. La foto ha fatto il giro del web. Così come il simbolo delle zone libere da LGBT istituite in Polonia. Praticamente un divieto d'accesso agli omosessuali che ricorda le pagine più buie della nostra storia. In Italia, nell'ultimo anno, le segnalazioni di casi di omofobia sono aumentate del 33% e si stima che in media un omosessuale abbia solo il 22% dei diritti rispetto a un altro individuo. Ci hanno fatto le svastiche sui muri di casa, c'era scritto: vi metteremo tutti nelle camere a gas, culatone bruciata, la macchina mezza distrutta. Tutti ci dicono: ragazzi, basta, state zitti. Cosa ci serve stare zitti? Eppure ancora manca una legge contro l'omofobia. Il primo a tentare l'impresa fu Nicky Vendola nel 1996, poi Franco Grillini, Anna Paola Concia e Ivan Scalfarotto. Per tutti un nulla di fatto. Ora, a più di 20 anni di distanza, ci riprova il Dem Alessandro Zan e qualcosa sembra muoversi in Parlamento, o meglio, in Commissione Giustizia alla Camera, dove lo scorso ottobre è approdato un nuovo testo di legge. E chissà se questa volta sarà la volta buona. Intanto voglio ringraziare Giorgia Furlan che ci ha fatto fare un esercizio di memoria che è sempre utile fare, guardare, tenere gli occhi aperti. Saluto Francesco Lepore. Buonasera. Francesco Lepore, ex sacerdote, che poi ad un certo punto ha lasciato il sacerdozio anche per poter vivere serenamente la sua omosessualità. Io voglio partire con lei da una foto. Chiedo alla nostra Giuliana di mostrarci una foto che vede Francesco insieme al Papa, addirittura. E adesso intanto andrà in onda, e però perché, eccola là, che foto è? Questa è una foto che risale al 21 dicembre 2003, io ero da poco arrivato in Vaticano, primo dicembre, chiamato a collaborare con la sezione delle lettere latine, quindi come latinista del Papa. Avevo 27 anni. E il 22 dicembre del 2003 il Papa, come di consueto, ricevette la curia per gli auguri natalizi. Io ero da poco arrivato e quindi si vede il Cardinal Sodano, che all'epoca era segretario di Stato, presentarmi al Papa dicendo: Padre Santo, è Don Francesco Lepore, il nuovo latinista della segreteria di Stato. Il Papa era già... Questo significa almeno due cose. Intanto che lei parla il latino come l'italiano. Sì. Più o meno. Sì, fra l'altro nella sezione lettere latine, dove io ho lavorato per circa un anno e mezzo, c'era l'usanza alle 11 di prendere il caffè o il tè e parlare fra di noi in latino.
Cioè, se per esempio lei dovesse dire ad Alessio Orsinger: Alessio, sono molto contento di essere qua. Alexia est un felicissimus ut sim in hoc loco. Adoro. Adesso ci scambiamo i numeri di telefono, io voglio parlare solo così con lei. Quindi da una parte uomo di cultura, parla il latino come l'italiano, peraltro insomma non l'unico, nel senso che parlava il latino con altri. Sì, con gli altri sei componenti della sezione, che ovviamente erano tutti sacerdoti o religiosi che avevano circa 30-40 anni più di me. Quindi lei il ragazzino del gruppo. Il ragazzino, in realtà, diciamo. Quando sono arrivato ero proprio il sacerdote più giovane di tutta la Curia Romana. Oh, e lei però arriva a Roma e ha un ruolo già di peso, no? Sì. Cioè lei ha occupato anche dei posti di responsabilità. Io appunto ero componente della sezione in segreteria di Stato, in quel periodo fra l'altro alloggiavo nella Domus Sante Marte, dove attualmente vive il Papa. Dove vive Papa Francesco. Francesco, esattamente, perché prima ovviamente i pontefici abitavano al Palazzo Apostolico. E poi dal 1 febbraio 2005 al 19 marzo 2006 ho lavorato in Biblioteca Apostolica Vaticana come segretario personale del cardinale Jean-Louis Thorin, che per capirci è il cardinale che diede l'annuncio dell'elezione di Francesco a Papa. Accidenti. È morto 2 anni fa. E mi dice come è arrivata la chiamata, si dice così? Sì, la vocazione. La vocazione. Chiamata, sì, va benissimo. Io sono entrato in seminario all'età di 15 anni. Ero consapevole di essere ovviamente omosessuale, quindi da una parte profondamente attratto dalla vita e dalla missione presbiterale, dall'altro io vivevo l'omosessualità avendo ricevuto una formazione religiosa molto rigida, come una sorta di castigo, di un qualcosa di sbagliato, di innaturale, da espiare, da riparare. Quindi una sofferenza. Una sofferenza enorme, vissuta ovviamente per tutti i 3 anni di liceo che ho frequentato, ho fatto le classi ginnasiali, il liceo statale a Benevento e il Giannone, e poi ho proseguito all'interno in seminario contro il parere dei miei, che forse videro bene all'epoca, e poi anche durante il quinquennio filosofico-teologico prima dell'ordinazione. Un periodo e che... quindi c'era da una parte la vocazione, sì, il sentire di essere nel posto giusto, sì, e dall'altro la sofferenza perché io sto peccando, perché i miei pensieri sono sbagliati, perché il mio corpo mi porta nella direzione sbagliata. Quando arriva la decisione di lasciare il sacerdozio? La decisione, in realtà, quindi le prime avvisaglie della crisi sono arrivate dopo l'ordinazione. Sono stato ordinato sacerdote a Benevento il 13 maggio del 2000 all'età di 24 anni. Dopodiché il mio vescovo mi mandò a Roma a proseguire gli studi in dommatica presso l'Università Pontificia della Santa Croce, retta dall'Opus Dei, e catapultato nel mondo ecclesiastico romano, che certamente non è quello di provincia, ho dovuto fare i conti con una realtà troppo a lungo esorcizzata, per cui ho avuto i miei primi innamoramenti, fra l'altro con sacerdoti, e questa cosa mi ha profondamente messo in crisi, perché mi rendevo conto di non essere in grado di vivere l'obbligo celibatario assunto nel giorno dell'ordinazione. Ne ha parlato con qualche suo superiore? Ha cercato sì, di Sì, io ne ho parlato ovviamente con i padri spirituali, io non ho mai nascosto la mia omosessualità. Sì, e loro che le dicevano? Loro negli anni di seminario mi dicevano ovviamente di continuare per questa strada, e ovviamente insistendo sul fatto che la stessa condizione omosessuale fosse un qualcosa di sbagliato e fonte di disordine, peccato, come insegna il catechismo. Peccato. E ricordo un padre gesuita di civiltà cattolica con cui feci un viaggio di studi nel 2003 in Austria, mi disse: sicuramente i suoi confessori hanno sbagliato a farla proseguire, ma lei adesso è sacerdote, quindi... lo è in eterno, e deve ricordarsi che di fronte a un domani c'è l'eventualità della dannazione eterna. In realtà io questo aspetto, un po' da retorica di altri tempi, non l'ho molto considerato. Mi ha frenato il timore di arrecare un dolore ai miei genitori. Perché i suoi genitori, che prima l'avevano magari osteggiata, erano orgogliosi di questo figlio che aveva fatto anche carriera, diciamo. Orgogliosi, no? anche per il fatto che mio padre comunque era professore di latino e greco, poi è stato preside di un liceo, quindi per lui...
era una fonte di grande soddisfazione. Io quello che voglio capire, Francesco, è questo. Lei lascia e poi diventa, insomma, ha fatto tante battaglie, no? So sì. che ha scritto, anche ha curato un libro, sì. mi aiuti lei che magari sì. vediamo la questo volume copertina. È uscito circa un mese fa, e l'ho curato con Yuri Guaiana, che è l'attivista che 3 anni fa fu arrestato a Mosca mentre consegnava le oltre 2 milioni di firme contro la repressione che è purtroppo in atto ancora in Cecenia contro le persone omosessuali. Ed è un libro incentrato sui 50 anni di Stonewall. Stonewall in realtà era questo locale come a no, New York. Tra l'altro quest'anno, l'anno scorso, c'è stato appunto il World Pride per ricordare questo evento. I moti di Stonewall, che iniziarono il 28 giugno del 69 e terminarono il 3 luglio, segnarono l'inizio del movimento di liberazione omosessuale, o si dice di liberazione LGBT contemporanea. Le voglio chiedere questo, Francesco, a chiudere. Sì. Io, sa, quando noi facciamo televisione sappiamo che dall'altra parte ci sono tante persone sì. ed è sempre una grande responsabilità, sì. no? Noi in questo programma ci occupiamo di politica, di cronaca. Io la sento fortissima questa responsabilità quando in qualche modo parliamo di cose che a casa possono sentire come proprie e quindi penso che sia importante per chi ha un vissuto come il suo di passare, se è possibile, un messaggio sì. a quei ragazzi, a quelle ragazze che oggi si nascondono. Noi cosa possiamo dire? Ma certamente è chiaro, il coming out deve essere una presa d'atto personale, deve essere fatto senza costrizioni, però io dico a tutte le, soprattutto i giovani omosessuali o anche trans che sono in ascolto, che è un passaggio necessario da fare perché si entra in pace con se stessi. Ma lei oggi è in pace? Io oggi sono profondamente in pace, molto contento e molto risolto. Grazie Francesco, grazie. Essere stato con noi, buona vita. Grazie. Noi ci vediamo tra pochissimo.